Eh, continuiamo la nostra discussione riguardo come offrire eh, dei eh, servizi tramite ehm, un server web e ehm, parleremo quindi di eh, questo eh, REST che è un modo standardizzato per eh, offrire questo genere di servizi. Infatti ehm, eh, nel tempo si sono succeduti diversi, diciamo, modi di offrire servizi tramite questo strato applicativo che eh, alla fine è, è il protocollo eh, http che ci consente di andare a parlare da parte di un client di un browser con un server quindi ognuno è venuto fuori diciamo così con il suo modo di eh, 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 risolvere il problema dell'offerta dell di questi eh, servizi da parte del web server che devono essere in grado di eh, fornire dati interrogare dati Presenti su una base dati eh, accessibile al server web e così via, e eh, nel tempo, però, si è assistito ad, una, eh, diciamo, ad un consolidamento, ad una eh, standardizzazione di queste eh, modalità eh, di, di accesso, eh, soprattutto grazie a. Alla possibilità ehm, di, ehm, diciamo di, di inquadrare il, il meccanismo di comunicazione tra client e server eh, in questa, ehm, con questo approccio eh, REST, che eh, adesso eh, andiamo eh, a vedere. Questo approccio è abbastanza diffuso oggigiorno e molte delle più grandi eh, aziende o, o, o comunque, eh, ehm, fornitori di servizi utilizzano questo, questo tipo di approccio per eh, fornire eh, accesso ai loro dati. Se pensiamo quindi ad un'applicazione eh, come eh, la nostra, che è di fatto è un'applicazione che gira eh, in un web front end, quindi in un browser, ma qualsiasi tipo di altra applicazione, abbiamo quindi come scopo di avere un qualche cosa, eh, diciamo, il più ragionevole possibile che ci consenta dell'applicazione di interagire con dei servizi e, e una eventuale base dati offerta da un sistema remoto. Il meccanismo di interazione dovrà essere basato su HTTP, perché appunto questo è il protocollo diciamo, scelto da questo genere di applicazioni, e che tra l'altro, come vedete, può essere utilizzato anche eh, da diversi tipi di applicazioni. Noi in questo corso ci focalizziamo sul front-end, quindi sul browser, però eh, diciamo, altri tipi di applicazioni possono utilizzare eh, lo stesso approccio. Eh. Questo, eh, questo signore che vedete, eh, Roy Fielding, è ehm, diciamo, l'inventore eh, del ehm, eh, REST, che è il cosiddetto representational state transfer. Eh, sostanzialmente, nella sua tesi di dottorato, ha. Eh, diciamo, eh, lavorato allo sviluppo di questo tipo di eh, approccio, che quindi più che essere un framework, in realtà è proprio un eh, approccio al Uh, realizzazione di architetture e software per sistemi distribuiti, quindi si focalizza sul fatto di trasferire stati eh, e rappresentare stati e trasferire stati tra applicazioni distribuite, nel nostro caso per esempio tra la parte di applicazione che gira all'interno del browser e la parte che gira invece all'interno del server. Il meccanismo è indipendente dalla piattaforma, quindi ehm, non, non ci interessa se il server è tipo Unix, Windows, client, Mac, eccetera. Quindi, come molti di questi eh, approcci, sono appunto indipendenti dalla piattaforma, come sostanzialmente i protocolli di rete e così via. Eh, sono da, è indipendente dal linguaggio, quindi eh, possiamo parlare eh, da un linguaggio a qualsiasi altro linguaggio. Quindi, non ci interessa come, quale linguaggio viene utilizzato, sul, per esempio, sul server nel nostro caso, eh, per realizzare i servizi. È basato su degli standard, in particolare, eh, funziona su HTTP. <ride> e questo fa sì che possa essere usato facilmente anche in presenza di tutta una serie di condizioni di rete potenzialmente difficoltose come per esempio firewall e così via perché sostanzialmente http è uno di quei servizi che è quasi sempre eh, disponibile <ride> cerchiamo dunque di capire che cos'è eh, all'interno del eh, rest eh, una risorsa Beh, una risorsa è un qualsiasi cosa che abbia una identità. Non è necessariamente solo una risorsa fisica, ma qualsiasi cosa che abbia un'identità. Quindi un documento, un'immagine, eh, anche un servizio, che so, per esempio, il tempo oggi in un qualche posto. Una, una collezione di altre risorse, quindi anche questo può essere una risorsa, e anche cose che non siano di direttamente digitali o eh, esistenti nel mondo digitale, per esempio delle persone, animali e così via. Basta che conosciamo i metadati che, diciamo, li rappresentano, per esempio, nome e cognome, eh, e così via. Quindi abbiamo una qualche maniera diciamo di rappresentarle nella, nel nostro. Eh, formato digitale quindi se vogliamo una risorsa è ehm, eh, diciamo una mappatura concettuale ehm, di un'entità oppure di un insieme di entità eh, e eh, queste queste entità sostanzialmente ehm, eh, sono indipendenti da quello che poi eh, succede effettivamente nel corso del tempo, nel senso che eh, appunto eh, abbiamo questo, eh, questa mappa, eh, que questo collegamento diciamo tra risorse e entità, un po' come quando pensiamo al modello entità relazioni, quindi, per esempio nello sviluppo di un database e così via, e, ehm, e quindi eh, diciamo siamo in grado di eh, Ehm, navigare all'interno di questo modello tramite ehm, eh, ragionando in termini eh, di entità, e in questo caso noi eh, ragioniamo invece in termini di eh, risorse. Ci troviamo quindi in una situazione come questa che eh, vediamo: quindi il solito schema di prima in cui abbiamo delle risorse che eh, si frappongono tra l'applicazione e, e i servizi e, e queste risorse sono risorse eh, diciamo astratte che eh, eh, si mappano eh, di volta in volta a seconda dei casi su eh, diverse eh, entità. Una risorsa è ehm, di fatto eh, la sorgente di una specifica Set di informazioni e eh, in generale secondo l'approccio eh, REST vogliamo mappare eh, le risorse eh, su degli specifici URI che non sono standardizzati, ma diciamo avremo poi delle guidelines per. Ehm, Realizzare eh, questa mappatura tra risorse e URI, che eh, diciamo, ci guideranno nel eh, creare qualcosa che eh, sia ragionevole, utilizzab facilmente utilizzabile allo stesso eh, tempo. Um, nel momento in cui abbiamo eh, a disposizione un URI, possiamo andare a contattare il nostro server da parte del client. E scambiarci delle informazioni. Eh, quindi queste rappresentazioni dell'informazione ehm, possono eh, essere in, eh, realizzate con diversi formati, per esempio XML piuttosto che RDF, piuttosto che HTML, piuttosto che JSON, di cui diremo eh, tra, tra poco. Eh, nel contesto delle nostre applicazioni web eh, useremo eh, praticamente esclusivamente JSON eh, perché eh, verrà eh, comodo particolarmente per il processamento dei dati in formato semplice, già compatibile diciamo, con JavaScript nativamente. In più, eh, tutte le implementazioni JavaScript lo supportano eh, nativamente, o quasi parlando quindi di. Eh, Jason, che è letto in inglese Jason come vedete la pronuncia sostanzialmente come il nome della, della persona Jason um, e eh, Jason è eh, intanto è JavaScript Object Notation, quindi vedete anche da, solo dal nome che è sostanzialmente la notazione JavaScript degli oggetti, anche se un po' semplificata, ed è un formato dati molto leggero per scambiarsi appunto delle informazioni. Tra l'altro è un sottoinsieme, non è l'intero sottoinsieme che la sintassi JavaScript prevede per gli object literals, cioè quelli che scriviamo aprendo e chiudendo le parentesi quadre. È leggibile dalle persone, quindi non è un formato binario ma un formato testuale, ed è anche allo stesso tempo però eh, facilmente parsificabile dalle eh, macchine e anche facilmente generabile. È standardizzato in una serie di standard e ha anche un suo media type, quindi il suo type, tipo MIME, che è Application JSON, che abbiamo già intravisto eh, nelle lezioni precedenti. Come funziona JSON? La struttura logica di JSON è la seguente. Ci sono dei eh, tipi primitivi che sono fondamentalmente tre: stringhe, numeri e poi i valori true, false, null. Tutte le stringhe devono usare le doppie virgolette. E non le singole virgolette come invece concesso in JavaScript, quindi sempre doppie virgolette. Fate attenzione perché ogni tanto può succedere che non si capisce cosa ha che non va, il formato JSON che abbiamo in qualche maniera eh, scritto a mano è molto spesso una questione di virgolette. Ehm. E poi abbiamo due tipi composti che sono gli array e gli oggetti. Gli array sono una lista ordinata di valori. Quindi esattamente come in JavaScript utilizzando la, la sintassi con la parentesi quadra, valore, virgola, virgola eh, e così via, separando i valori con la virgola e chiusa quadra. E il tipo oggetto invece è una lista di eh, chiavi-valore. Le chiavi sono tutte stringhe, non sono identificatori. Quindi tutte le chiavi devono essere tra virgolette, perché essendo stringhe è richiesto che in JSON siano tra virgolette e tra doppie virgolette. Poi due punti e ci sarà il valore che potrà essere un qualsiasi eh, di questi tipi, quindi uno di questi tre oppure a loro volta annidato un array, un oggetto. Vediamo un esempio, in questo esempio abbiamo un oggetto, aperta parentesi graffa, che contiene una serie di chiavi valore, first name, last name, quindi chiave, valore, string, chiave, valore, string chiave, valore, oggetto. E quindi è, eh, un, può essere annidato come in questo caso: di nuovo oggetto, chiave, string, eccetera, eccetera, e può anche esserci il caso chiave valori, come col caso true, eh, true force null. E poi tornando a livello dell'oggetto superiore, chiave, array: e questo è un array, e semplicemente l'array è separato, eh, ha i vari valori separati da virgole, quindi questo array contiene due stringhe. Eh, notate che a differenza di JavaScript non c'è la virgola finale, eh, che in JavaScript invece è consentita per questioni sostanzialmente di comodità, cut and paste e così via. E notate tutte le doppie eh, virgolette. Ovviamente, se andiamo a vedere la sintassi eh, diciamo, um, completa di, di JSON, um, avremo anche maggiori dettagli su cos'è eh, considerabile come. Numero, come stringa, eccetera, ma questi sono sostanzialmente solo eh, dei dettagli eh, che eh, ci interessano fino ad un certo punto. Anche perché nelle nostre applicazioni, fondamentalmente, il JSON eh, non andremo mai né a leggerlo né a scriverlo in maniera eh, manuale, eh, sostanzialmente, avremo delle librerie che automaticamente ci fanno la conversione da JSON eh, a un oggetto JavaScript e eh, viceversa. Proprio di queste librerie parliamo ora, e quindi la più diffusa è, è questa, che è già disponibile direttamente in JavaScript, senza eh, diciamo, nel maggior parte degli ambienti JavaScript e senza eh, caricamento di alcun modulo. E abbiamo a disposizione due metodi. Uno è lo Stringify che Sostanzialmente ci converte un oggetto JavaScript in formato JSON e quindi lo utilizziamo in questa maniera il ma valore di ritorno, una stringa che è la rappresentazione dell'oggetto JSON. Notate che questa eh, stringify funziona anche in maniera recursiva, quindi funziona anche sugli oggetti annidati, array annidati e così via, quindi ci dà una rappresentazione completa del contenuto, ovviamente ad esclusione delle funzioni, perché le funzioni non sono rappresentabili in JSON. Metodi quindi e i valori di tipo undefined al contrario, nel momento in cui abbiamo una stringa che rappresenta un JSON, possiamo parsificarla col metodo apposito parse. Quindi, passando questa stringa, ricostruiremo in JavaScript un oggetto, quindi un oggetto JavaScript, un oggetto uguale come tipo a quello del eh, default. Uh, object Literal, eh, quindi quello con aperta, quadra, aperta graffa, chiusa graffa. Quindi un oggetto che ha come eh, protota, prototipo eh, l'oggetto object, il eh, padre di tutti gli oggetti in JavaScript. Eh, questo um, ogni tanto può creare dei problemi, eh, in particolare quando abbiamo a che fare con un'applicazione pensata, eh, diciamo con un paradigma oggetti. Però è possibile, se voi andate a vedere bene la documentazione di queste eh, primitive, andare a ehm, eh, passare una specifica callback a questa, uh, a questa funzionalità. Um, quindi, che consenta per esempio di andare a specificare il prototipo corretto e mettere tutto a posto e far diventare di fatto l'oggetto ricreato dal JSON eh, l'oggetto del tipo corretto, eh, per quanto si possa dire, appunto, parlare di tipi e di eh, istanze in JavaScript, come abbiamo detto, di fatto è una questione di andare a sistemare eh, il prototype e il costruttore. Abbiamo quindi una situazione di questo tipo a questo punto, quindi abbiamo le risorse di cui eh, parlavamo prima, queste eh, entità che sono identificabili tramite un URI eh, e che sono trasferibili tramite un formato apposito che nel nostro caso è il eh, JSON di cui abbiamo appena parlato. Eh, in REST abbiamo due tipi fondamentali di risorse, le risorse di tipo collection, quindi un set, una lista, non fa differenza in, in REST di ehm, risorse dello stesso tipo, notate che queste sono dello stesso tipo, e che sono secondo la filosofia REST accessibili tramite un URL del tipo slash qualcosa che è il nome della risorsa. E poi abbiamo gli element che sono dei singoli item, quindi un singolo eh, risorsa, eh, che rappresenta la risorsa con le sue proprietà. Eh, ha un qualche stato e eh, zero più sotto risorse, eh, che possono a loro volta essere risorse semplici o collezioni di risorse e eh, nella filosofia REST sono accessibili tramite un URI di questo tipo slash resource slash un identificativo che ci serve a specificare che ci interessa la risorsa eh, di questo tipo, per esempio student con un certo identificativo, piuttosto che una risorsa di tipo corso con un certo identificativo e così via. Queste sono le best practices che vi consigliamo, vi raccomandiamo di seguire eh, nel ehm, diciamo, ehm, sviluppare eh, i vostri eh, URI che corrispondono alle, ehm, eh, alle risorse REST, <ride> quindi di fatto poi in pratica le entità che ci interessa trattare nella nostra applicazione. Eh, usiamo dei nomi e non dei verbi per indicare. Eh, le eh, entità, quindi eh, le risorse, usiamo dei nomi plurali perché sono collezioni e usiamo dei nomi concreti e non astratti. Quindi, se c'è una lista di corsi, li chiamiamo corsi e non li chiamiamo eh, oggetti, eh, oggetti è troppo generico. Items, elementi, no? elemento, oggetto non ci dice nulla. Nel momento in cui invece vediamo un URI che si chiama che so, corsi persone eh, piuttosto che animali eh, cani gatti e così via sappiamo di che cosa si tratta cioè che tipo è eh, la, eh, la, la risorsa a cui facciamo eh, riferimento ovviamente le risorse supportano delle operazioni delle azioni e senza questo non riusciremmo a eh, diciamo lavorare con la nostra applicazione e quindi eh, le risorse, le collezioni di risorse per esempio supportano le operazioni di aggiunta di una nuova risorsa, cancellazione di una risorsa, aggiornamento di una risorsa, eh, ricerca di una risorsa e così via. Quindi possiamo di fatto andare ad operare eh, tramite eh, questo approccio REST sulle collezioni di risorse o sulle risorse stesse per esempio aggiungendo delle proprietà e così via. Eh, quindi nel nostro solito schema a questo punto stiamo aggiungendo un set di operazioni che è possibile effettuare sulle risorse tramite ehm, eh, gli identificativi che identificano le risorse e trasferendo eventuali informazioni col formato JSON. Andiamo quindi a parlare un po' di più di queste operazioni. Eh, le azioni di fatto, visto che utilizziamo il protocollo HTTP, eh, non sono nient'altro che i verbi eh, del HTTP, quindi quelli che l'HTTP chiama metodi. Abbiamo già parlato di HTTP e abbiamo detto che fondamentalmente abbiamo a disposizione quattro eh, metodi, che sono GET, POST, PUT ed ELITE. Il get ci consente di, eh, nel nostro contesto REST, di andare a recuperare la rappresentazione di una risorsa che sarà ovviamente messa nel response body http. Eh, nel caso in cui eh, facciamo get su una collection, quindi che so, courses. Eh, tireremo fuori la lista degli elementi di questa collezione, per esempio, una lista di D, piuttosto che la lista completa di, di tutti gli elementi con le loro proprietà e così via. Questa l'implementazione sta a chi ehm, diciamo, progetta eh, l'interfaccia REST e quindi decide che cosa deve essere trasferito e che cosa sarà trasferito da ogni azione su ogni eh, risorsa. Uh, quindi nel momento in cui eh, lavoreremo invece sugli elementi, ovviamente ci verranno date le proprietà dell'elemento stesso, eh, lavoreremo su un singolo elemento. Con la post invece andiamo a creare una nuova risorsa, quindi eh, i cui dati ovviamente saranno messi nel body della richiesta http eh, e ovviamente sarà necessario usare l'URI di una collection alla quale andremo ad aggiungere questa risorsa. La put eh, è un metodo che ci consente di aggiornare un elemento esistente, di nuovo i dati messi nel body della eh, richiesta HTTP e per esempio potrebbe aggiornare solo un sottoinsieme delle proprietà di, un certo, eh, di una certa risorsa, quindi sostanzialmente per le proprietà dell'elemento, seppur può essere utilizzata sulla collection però sostanzialmente eh, sostituirebbe tutta la collection, quindi è un'azione un po'. Diciamo particolare che eh, probabilmente non no è resa necessaria eh, spesso. La delete invece eh, cancellerà eh, un elemento o anche una collezione, ma è ovviamente una cosa molto rara nel senso che vuol dire distruggere sostanzialmente tutti, tutti i dati eh, che abbiamo relativi a quella collezione. Quindi, di fatto il protocollo http è quello che stabilisce eh, come si svolgono, che operazioni dobbiamo andare a svolgere eh, sulle risorse identificate dall'URI e eh, trasportate come rappresentazione in formato JSON. Quindi questa tabella riassume eh, le azioni sulle risorse. Vediamo un esempio di risorsa. Cani, eh, tutti i cani il cane specifico con identificativo 1234. Se facciamo una get ci verrà data la lista dei cani in un formato JSON da eh, decidere, nel senso che chi eh, sviluppa l'API eh, REST deciderà come fare, che cosa darci, se solo identificativo, identificativo più nome, identificativo più tutte le sue proprietà per ogni eh, risorsa. Eh, nel momento in cui facciamo la get su uno specifico cane ci verranno date tutte le informazioni relative a quel cane. Questo è l'approccio REST all'utilizzo con eh, HTTP. Eh, post crea un nuovo cane con le proprietà che vengono specificate nel JSON che forniamo come body della richiesta e non è previsto fare una post su eh, uno specifico cane elemento eh, quindi una specifica risorsa perché, eh, perché sostanzialmente vorrebbe dire crearne un'altra con lo stesso identificativo e quindi questo non ha senso se invece la dovessimo aggiornare è possibile usare la put eh, quindi si aggiornano le informazioni eventualmente anche parziali relative ad, un certo, eh, ad una certa risorsa in questo caso il cane con identificativo 1234 la put su una collection, dicevamo prima, sarebbe da evitare perché è un aggiornamento di tutta la collezione, sostanzialmente una sostituzione di tutta la collezione. <ride> Così come la delete di tutto, chiaramente da evitare, però la delete di un singolo elemento può aver senso nel momento in cui questo non debba più eh, esistere. Nel momento in cui eh, abbiamo più um, risorse... Eh, questi, eh, queste possono avere relazioni di tipo diverso uno uno, uno molti eh, con altri elementi, altre risorse come naturale, come viene nell'approccio entità-relazione eh, nella progettazione di un database relazionale e così via eh, queste possono essere rappresentate secondo l'approccio eh, REST tramite questa sintassi URI che è eh, risorsa Identificatore risorsa, quindi nel nostro caso il nome della collezione, nome di un identificatore, anzi un identificatore eh, di un elemento all'interno della collezione e poi il nome della relazione, che quindi è un'entità eh, eh, collegata al quel, eh, a quell'elemento. Quindi in questo caso, per esempio, ci direbbe eh, Prendiamo gli, tra tutti gli studenti, lo studente con la matricola 123456 e ci interessano tutti i corsi collegati a questa matricola. Quindi, sostanzialmente la lista dei corsi seguiti dallo studente 123456. Notate che eh, invertendo le risorse abbiamo una semantica differente. Se noi prendiamo che so, tutti i corsi e Prendiamo un identificativo di un corso, e poi chiediamo agli studenti. Questi invece sono gli studenti che seguono, o che sono iscritti, a seconda della, di, di come è implementata l'API, ad uno specifico corso. Quindi, sempre con questa sintassi resource, eh, resource identificatore, risorsa, possiamo andare a esplorare differenti relazioni che partono da differenti eh, entità. Le rappresentazioni in REST, come dicevamo, sono eh, scambiate in formato eh, fondamentalmente JSON, anche se è previsto anche XML, eh, ma potrebbe essere sostanzialmente qualsiasi altro formato. Noi usiamo, come dicevamo, il JSON per eh, comodità, eh, perché è molto facile da usare all'interno delle nostre applicazioni JavaScript, e, e sono ritornate con la get e invece spedite tramite put e post. <ride> ehm, Notate che è possibile anche che eh, in alcune ehm, eh, diciamo, richieste vengano utilizzati anche altri modi di eh, inviare informazioni, per esempio per filtrare eh, dati e così via, per esempio l'url encoding e così via. Ehm, il formato può essere specificato tendenzialmente nell'header HTTP, quindi in una richiesta eh, eh, specifichiamo... Il formato application JSON eh, accept per dire che vorremmo indietro un uh, content type application JSON e nella risposta, ovviamente, sarà appunto un content type application JSON. Eh, potrebbe essere specificata da qualche estensione, diciamo particolare che è eh, per esempio eh, che sono indicando punto .json eh, diciamo al server dacci la rappresentazione JSON piuttosto che punto .xml dacci la rappresentazione XML e così via. Alcuni server lavorano, con, sono stati pensati con questo approccio, o piuttosto potrebbero essere specificati eh, anche come parametri della richiesta e quindi con eh, l'URL encoding, punto interrogativo qualcosa. Abbiamo eh, molti esempi nel mondo reale che utilizzano questo approccio REST, quindi vale proprio la pena di impararne eh, la filosofia eh, di, eh, diciamo, di design e di utilizzo. Per esempio, se voi pensate a GitHub piuttosto che a Twitter, piuttosto che a. Google Calendar piuttosto che YouTube e così via, questo è solo l'esempio di quattro siti molto popolari, quattro servizi molto popolari che vi consentono di accedere ai loro dati tramite un'interfaccia REST, quindi hanno ehm, sulla parte server eh, un, del codice che risponde eh, utilizzando la semantica di questa. Ehm, mh, Diciamo del, del REST e, ovviamente eh, la documentazione spiegherà quali sono gli URI, i nomi esatti degli URI eh, utilizzati per accedere alle varie collezioni messe a disposizione e così via. Eh, ovviamente sono principi in guida quelli del REST e quindi può darsi che alcune di queste API si, dis si discostino leggermente diciamo, da quello che abbiamo. Eh, detto in precedenza, eh, e quindi è eh, diciamo, eh, possibile consultare la documentazione per avere maggiori informazioni, ma come vedete, eh, REST è un approccio che è, oggigiorno è assolutamente molto, molto popolare. Alcuni, eh, alcune informazioni addizionali su REST: per esempio, nel momento in cui devo fare delle ricerche, posso eh, pensare di utilizzare eh, delle, eh, degli URI particolari, quindi forma eh, parametrica come le richieste che provengono da, da un form classico del, del browser, quindi con la sintassi del punto interrogativo, parametro, uguale valore, eccetera, per fare un filtraggio più avanzato dei eh, dati, per esempio, nel momento in cui la collection contiene tantissimi dati che sono Pensate a tutti i tweet di qualcuno piuttosto che altre informazioni molto numerose. Potrei, per esempio, chiederne solo una parte: che sono solo gli ultimi 20, gli ultimi 100, oppure eh, paginare la risposta e quindi dividere la risposta in blocchi e così via. Quindi è tutto fatto tramite parametri uguale valore ovviamente specifici di quella API e chi ha pensato all'API avrà pensato a quali sono i parametri e i valori che ha senso mettere a disposizione per la sua applicazione. È possibile anche trasferire delle informazioni relative agli errori che si possono incontrare eh, nell'effettuare richieste di tipo REST. Eh, nel momento in cui mandiamo una richiesta HTTP eh, come una normale richiesta HTTP questa può avere successo o non successo a seconda di una serie di condizioni che si verificano sul server eh, quindi possiamo usare prima di tutto gli status code della risposta HTTP per dare l'informazione per esempio il 200 ok per dire che è andato tutto bene piuttosto che altri codici di errore 400 e così via, 500 a seconda del tipo di errore in più eh, possiamo anche utilizzare il body della risposta per, per spedire un'ulteriore informazione, per esempio per dare dei messaggi di errore che siano informativi sempre in formato JSON per esempio, e quindi che so, uno user message da visualizzare all'utente piuttosto che un error code e, e così via. Questo per consentire a chi utilizza l'API, sia essa l'applicazione, quindi direttamente in JavaScript, eh, sia diciamo lo sviluppatore che eh, prova a utilizzare l'API, di capire qual è eh, eventualmente il problema che si è verificato eh, sul server nell'utilizzo. Come sempre eh, c'è poi una questione da affrontare che però non affronteremo noi in, eh, per ora, per, perlomeno non ora in questo corso, che è relativa all'autenticazione. Nel momento in cui esponete eh, delle API che vi consentono di accedere a dei dati degli utenti, chiaramente non volete farlo in maniera pubblica. O queste API eh, forniscono informazioni di carattere generale, che so, la previsione del tempo e quindi... Tutti possono accedere, non c'è bisogno di particolare autenticazione, ma nel momento in cui si riferiscono a informazioni private, che so, eh, tutti i contatti di un utente piuttosto che eh, tutte le email di un utente, eccetera, eccetera, eh, chiaramente c'è bisogno di realizzare un meccanismo di autenticazione. E questo è un po' eh, diciamo complicato in, ehm, con l'approccio REST, perché l'approccio REST di per sé. Non prevede un meccanismo per eh, realizzare eh, l'autenticazione e quindi ci dobbiamo basare sul meccanismo http e sostanzialmente eh, l'utilizzo di header addizionali http. Ci sono una serie, diciamo, di. E sistemi differenti quindi non c'è un meccanismo standardizzato purtroppo in questo caso e qui vedete tre esempi eh, tratti da tre eh, diciamo, servizi popolari Twitter, Amazon, Google eh, c'è un qualche cosa che forse diventerà ehm, più standard nel senso che eh, lo l'out con il suo o out 2 eh, sta prendendo un po' di diffusione però eh, diciamo eh, questo eh, questo meccanismo che tra l'altro è anche abbastanza complicato ehm, e comunque esula dallo scopo eh, di questa lezione e eh, appunto è utile nel momento in cui dobbiamo proteggere eh, gli endpoint da eventuali accessi eh, non autorizzati a questo punto abbiamo visto tutto ciò che c'è da conoscere sostanzialmente sull'approccio REST e quindi ehm, come eh, facciamo in pratica a realizzare un set di API eh, che si basano su REST per la nostra applicazione? Beh, di fatto ci sono una serie di linee guida, sono linkate qui, in questo API Style Book, eh, che eh, diciamo con una serie di esempi e una serie di indicazioni su quello che fanno le organizzazioni più importanti e eh, fornitrici di servizi, eh, ci possono guidare. Eh, nel momento in cui non sapessimo quale scegliere tra le varie organizzazioni, eccetera, noi vi consigliamo di seguire per esempio le Google API Design Gu Guide, che sono liberamente accessibili e sono quelle che internamente Google usa eh, per, per, um, come guida per i suoi eh, sviluppatori. Si basano quindi sul paradigma eh, REST ovviamente e, e ci dicono come andare a costruire sostanzialmente gli URI e la logica di funzionamento degli URI eh, nel, nell'applicazione. Quindi, per prima cosa, dobbiamo eh, determinare quali sono le risorse che l'API Application Programming Interface, Interface Lato Server della nostra applicazione fornirà. Per esempio, che so, eh, le, i i task, eh, gestirà i task. Poi, determinare le relazioni tra le risorse, eh, che so, eh, appunto, ci sono eh, i corsi e gli studenti, eh, e capire se eh, diciamo, i corsi sono accessibili tramite gli studenti, quindi i corsi a cui lo studente è iscritto, piuttosto che eh, gli studenti sono accessibili tramite i corsi, quindi tutti gli iscritti a un certo corso e così via. Decidere eh, degli schemi di nomi sulla base del tipo e delle relazioni, quindi eh, dare quei nomi di cui abbiamo detto, eh, dare dei nomi plurali specifici e dei nomi non dei verbi, decidere eh, i schemi eh, della, eh, delle risorse, nel senso eh, appunto come, eh, come sono fatte, quali sono le proprietà e, e così via e collegare un minimo insieme di metodi alle risorse per esempio il get per poterle andare a leggere e quindi tirar fuori la lista del del delle entità e post per aggiungerne una e così via quindi questo è quello che dobbiamo decidere nel momento in cui dobbiamo fare il progetto della nostra API REST quindi nome del dell'API <ride> eh, collection id users resource id quindi l'identificatore della risorsa, prima abbiamo visto dei numeri, ma poi sono anche stringhe. Per esempio, nel caso dell'email sarà l'email: <ride> risorsa, settings, eh, custom form, eh, eccetera. Quindi, per esempio, se andiamo a prendere l'esempio della Gmail, ehm, la collezione di utenti, eh, users. Con il suo identificativo, collezione di messaggi di un certo utente, sarà user, identificativo, messaggi identificativo e così via. Ovviamente API soggetto ad autorizzazione, ma eh, diciamo questo è il modo in cui Google ha pensato di eh, sviluppare eh, le sue eh, API per quanto riguarda questo specifico servizio. Eh, come notate c'è già un livello in più rispetto a quello che abbiamo visto nell'approccio REST, diciamo tradizionale, e questo semplicemente perché eh, appunto, visto il tipo di applicazione e eh, l'organizzazione ha deciso di um, che tutte le um, diciamo eh, le sue API avrebbero avuto una specie di prefisso users col suo identificativo perché eh, veniva comodo in questa maniera così si ha sempre il contesto nel quale avviene eh, la richiesta quindi ci si può discostare leggermente da, quella, eh, da quei principi che linee guida che abbiamo visto eh, inizialmente se questo ha un senso particolare per il nostro tipo di eh, applicazione e poi è necessario definire i metodi, e quindi sostanzialmente che so, get, eh, quindi ci darà la lista delle risorse piuttosto che la singola risorsa, a seconda dell'urlo che utilizziamo prima, post crea la risorsa, put la aggiorna, delete e eventualmente la cancella e così via. Quindi potete andare a vedere questa, eh, questa documentazione e farvi un'idea. A noi non interessa tanto il dettaglio quanto più farci appunto un'idea e quindi non abbiamo la necessità di andare nel dettaglio di tutti questi esempi, ma qui trovate appunto una serie di esempi, quindi eh, che so appunto uh, uh, le associazioni, quindi le relazioni di cui dicevamo prima, i metodi molti più formati nell'URL, se è la paginazione eccetera, query parameters eh, eccetera. Quindi, Eventuale versioning, gli errori supportati, cosa viene ritornato, che formato ha l'errore ritornato, e così via, e quindi tutto, tutto ciò che c'è da, eh, diciamo da conoscere nel momento in cui si va a pensare a una nuova API eh, eh, destinata ad offrire servizi da parte di un server web. A questo punto ritorniamo sulle slide eh, diciamo, del blocco precedente di Express e andiamo a vedere brevemente come implementare le API di backend in REST, con, cioè con l'approccio REST in Express. E di fatto sarà molto semplice perché sostanzialmente gli endpoint REST sono degli endpoint normali HTTP e quindi si tratta solo di andare a mappare eh, gli URI eh, nelle callback dell'Express. Eh, quindi, se sappiamo come sono fatti questi URI, dobbiamo ehm, sostanzialmente semplicemente mappare la logica e collegarla ai vari URI. Eh, useremo sempre il JSON per effettuare l'operazione di ehm, codifica e decodifica del, dei dati trasferiti e quindi eh, saremo in grado di usare semplicemente il metodo JSON su un oggetto per mandare la risposta al, a chi eh, richiede delle informazioni e per quanto riguarda il request body se utilizziamo l'expressJSON middleware eh, quindi possiamo fare use express, eh, app use expressJSON sostanzialmente siamo in grado di avere un body che sarà fornito alla callback che gestisce la uh, richiesta eh, direttamente eh, sotto forma di oggetto JavaScript quindi già parsificato eh, dal, dal parser JSON quindi Express fa tutto da solo se colleghiamo direttamente l'apposito minedue un aspetto assolutamente importante da eh, ricordare è Sempre fare validazione di quello che ci arriva, sempre fare validazione dei parametri di input, davvero sempre fare validazione dei parametri di input. Perché il caso più comune è che ci arrivino parametri di input non dalla nostra applicazione, e non vogliamo che questo ci crei problemi. Perché chiunque può andare a chiamare i nostri eh, endpoint REST, faremo vedere anche solo noi per delle prove possiamo chiamarli manualmente e quindi sostanzialmente possiamo mandare quello che vogliamo e non solo quello che è stato validato dalla nostra applicazione lato client. Chiunque può spedire qualsiasi cosa ad un endpoint REST perché basta fare una normalissima richiesta HTTP. È compito del lato server proteggersi da questi eventuali problemi. Quindi sempre fare validazione dell'input e in particolare dei parametri della richiesta vediamo un esempio So, richiediamo una collection get slash courses request response poi andremo a vederlo meglio su un esempio completo diciamo che abbiamo uh, la possibilità che so tramite un modulo che abbiamo scritto noi eh, database abstraction uh, object um, di andare ad effettuare una chiamata che ci dà una che so, lista per dire eh, un array javascript che contiene tutte le informazioni che vogliamo ritornare e noi prendiamo queste informazioni quindi eh, nella risposta andremo a inserire il json dell'oggetto che ci interessa che è cursis che è quello ritornato dalla eh, da funzione che è che sono aletti dal database questo è tutto fatto in maniera automatica e vedete che in due linee di codice abbiamo risolto il nostro problema. Nel momento in cui abbiamo una richiesta per uno specifico elemento, una specifica risorsa, utilizziamo questo meccanismo di eh, query parametrica dove il parametro è introdotto dai due punti, come raccontavamo prima quando parlavamo di Express. Ovviamente qui abbiamo messo la validazione di questo valore, che è il valore che eh, può essere diciamo, modificato e eh, variabile all'interno della nostra query, quindi sempre da validarlo per evitare eventuali problemi eh, sul lato del server. E di nuovo andiamo a leggere l'informazione eh, sulla base di questo parametro e poi ritorniamo l'informazione letta, quindi il corso, in questo caso non sono più i corsi ma il corso singolo. In formato JSON, questo per quanto riguarda la lettura. Se arriva appunto un metodo get, se arriva un metodo post andremo a prendere il body che sarà stato automaticamente gestito eh, dal middleware se noi abbiamo detto al, eh, a Express di usare questo middleware JSON per quanto riguarda eh, i dati. E quindi in requestbody ci troviamo direttamente un oggetto JavaScript e non più una stringa che è la rappresentazione JSON di quello che ci viene fornito. E ovviamente anche in questo caso dovremmo fare tutte le validazioni del caso, che so che il voto dell'esame sia un valore ragionevole, che il codice del corso esista, eccetera, eccetera, e a questo punto potremmo procedere con la logica applicativa, che so con la creazione di un nuovo esame per un certo studente all'interno del... Ehm, del um, database quindi con un certo studente ma in realtà in questa API sostanzialmente abbiamo un unico studente perché non abbiamo modellato eh, lo studente e ovviamente non ha senso fare la post o la put su una collezione come dicevamo prima proviamo ora a vedere un esempio pratico di che cosa eh, possiamo fare per esempio nella realizzazione di eh, appunto di uh, endpoint che uh, 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 diciamo. Um seguono questa, questo approccio di tipo rest. Quindi creiamo dei finti endpoint, finti nel senso che non li useremo poi in un'applicazione eh, vera perché poi abbiamo un esempio di un'applicazione um, leggermente diversa. però nel nostro caso di esempio, diciamo che vogliamo uh, creare che so, un endpoint rest in cui andiamo a che so, recuperare eh, la lista di tutte le eh, risorse, quindi identità di tipo eh, dog. Docs, okay. Quindi risponderemo alla eh, get su docs, poi che so, rispondiamo ad una get specifica, eh, quindi recuperare eh, 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 um, le informazioni relative a uno specifico dog, eh, dog id. Usando la sintassi che ben conosciamo di, eh, appunto, eh, del parametro che abbiamo visto sulle slide E poi che so, possiamo provare a scrivere una post Che eh, ci consente di eh, aggiungere un nuovo docs eh, al, um, Alla nostra lista di docs Abbiamo ovviamente bisogno di una lista di, eh, appunto di eh, eh, docs eh, Quindi so ci creiamo un const docs list eh, quindi ci facciamo un array eh, che potrebbe contenere so, mettiamo un paio di eh, che so, eh, elementi che eh, hanno un identificativo è sempre bene avere un, un id così da poterlo manipolare appunto per esempio tramite eh, l'API rest e quindi usarlo come identificativo nel caso di richieste, e quindi ci diamo che so, il nome eh, di un primo eh, elemento, cane che si chiama Worf e eh, un altro che so di 5, name eh, che so, um, DAISY. DAISY, ok. Ti ha la virgola semplicemente per comodità perché eh, come sapete la sintassi JavaScript la supporta e eh, così se aggiungiamo una seconda, un'ulteriore riga, eh, non, diciamo non abbiamo eh, il problema di dimenticarci la virgola prima. A questo punto, eh, quindi eh, adesso lavoriamo sulle API e quindi che so, prendiamo la prima, eh, recress. E apriamo la nostra graffa eh, e andiamo a ritornare semplicemente la lista, quella che abbiamo di sopra. Eh, quindi res, e poi abbiamo visto che so, c'era il metodo JSON che direttamente può prendere un oggetto JSON. e Quindi, tanto vale fargli prendere dog list e farglielo eh, ritornare. Quindi, come vedete, è molto semplice. In questo caso, eh, abbiamo già risolto il nostro problema potremmo provarlo direttamente così ma tanto per fare un po' di esercizio facciamo eh, per esempio che ritorniamo che so, solo la lista degli id eh, quindi che so, è un array map e eh, così facciamo un po' di pratica col map Oops, mi è scappata una parentesi ok map eh, che so eh, il singolo elemento dog eh, e diamo una callback che estrae eh, sostanzialmente il valore di eh, del, uh, che ci interessa e quindi diamo un oggetto con un unico elemento un'unica proprietà e quindi id dog.id ok quindi così avremo una lista di id quindi un array di oggetti in json ognuno dei quali contiene un'unica proprietà che è l'id ok quindi salviamo sempre ho salvato quindi il server ripartito, visto che l'avevamo eh, lanciato col nodemon che abbiamo visto prima e quindi si è accorto che è cambiato il file. In realtà devo ancora aggiustare il resto. Possiamo ora andare a fare la prova, vedere come funziona questa API. Quindi localostro 3000 docs e vedete che ingrandiamo. Uh, questo è Firefox, che da solo in realtà capisce che eh, c'è stato ritornato appunto un JSON e ce lo mostra eh, sostanzialmente appunto, con eh, il suo contenuto, un array, eh, indice 0, id, 3, un oggetto e così via. Quindi, se noi andassimo che so, a vedere col nostro eh, meccanismo solito, vedremo una risposta docs che contiene risposta grezza il nostro eh, json in formato string che viene poi eh, parsificato e quindi ehm, questi sono gli header di eh, risposta no, questa è la richiesta e eh, gli header di risposta torniamo per un istante eh, sugli su header della risposta come vedete qui però non c'è il content type json questo è perché eh, nel momento in cui abbiamo detto di usare questo, questa funzione JSON eh, nella eh, risposta, eh, quindi qui JSON, in realtà non abbiamo detto eh, che vogliamo che tutti i body siano in formato JSON a eh, Express. Quindi una cosa che dovremmo fare che ci serve anche dopo è questa app use di mettere in uso un middleware che è l'express json mi raccomando senza scordarvi le parentesi eh, tonde eh, in questo caso e eh, possiamo salvare e andare a vedere se è cambiato qualcosa e quindi eh, cancelliamo le richieste e rifacciamo la richiesta avremo la stessa risposta um, in realtà è bene ricaricare faccio il ricaricamento con il tasto maiuscolo che ricarica l'intera pagina senza accedere a niente di cashato quindi cashato da parte della, del browser del server web e, e qui effettivamente vediamo eh, lo status code 200 e nei response header troviamo il content type application json che viene come avevamo detto a lezione nella lezione inserito in maniera automatica andiamo ora a ehm, diciamo procedere nello sviluppo delle nostre API e quindi nel momento in cui vogliamo eh, avere a disposizione che so, la possibilità di selezionare uno specifico eh, elemento eh, una, una risorsa specifica andiamo a fare una richiesta docs barra un certo id e vogliamo che ci venga ritornato questo eh, questo um, quest elemento e quindi in solita uh, callback recres arrow function apriamo la function e quindi che so const the dog eh, uguale eh, quindi che so dog list eh, filter e eh, in realtà ci serve sapere eh, qual è il valore di dog id quindi const eh, che so dog id eh, uguale e, e abbiamo detto come andarlo a recuperare eh, rec rec punto eh, punto dog ID, eh? Dog id è quello, è quello, che abbiamo scritto qui, eh? che per nostra comodità poi abbiamo riportato qua, ma qua possiamo dare il nome che vogliamo. Nel momento in cui ce l'abbiamo, possiamo andare a fare il nostro filtro sulla lista eh, dei dogs list e quindi mettere dog eh, e ritornare se è uguale. E quindi se il dog.id, quindi l'elemento, la proprietà id del del singolo oggetto dog è uguale al dog id che abbiamo eh, recuperato dalla query mi raccomando che servirebbe la validazione eh, dell'input cercare di fare un po' attenzione a cosa andiamo a fare eh. questo esempio è particolarmente semplice forse eh, qualsiasi valore dovrebbe essere innocuo però eh, sempre fare attenzione a questi aspetti eh, che nessuno ci intacchi la logica applicativa del nostro server quindi if uh, the dog.length length uguale uguale a 1 ricordate che è un array, la risposta di filter. Filter costruisce un nuovo array, allora eh, possiamo dare una risposta eh, race.json, uh, the dog e ehm, dobbiamo dire di andare a prendere un elemento perché ci interessa non dargli una, una lista con un unico elemento ma direttamente l'elemento altrimenti eh, vuol dire che c'è stato un problema non abbiamo trovato il nostro eh, ehm, elemento che andavamo a cercare quindi eh, per esempio possiamo andare a, a mettere che so res eh, status come codice di risposta un 400 o qualcosa di questo tipo, comunque della serie 400, perché c'è stato un error nel, nella richiesta del client e poi potremmo terminare la richiesta, eh, quindi mandare indietro un body vuoto, oppure forse meglio sarebbe eh, mandare un messaggio di risposta nel body che dica qual è stato il problema, che so, quindi con un oggetto JSON. Che eh, quindi ci dica, che so, reason um, dog not found o qualcosa di simile ok. Quindi, se salviamo, riparte il server e possiamo andare a fare degli esperimenti. Quindi, vediamo che so, docs, possiamo chiudere a questo punto, docs. Eh, che so, eh, avevamo un numero 3 di, mi sembra ok, dog list is not defined, quindi c'è qualche problema nella eh, nel codice del server eh, dog list iradocs ah, list ok, salviamo, quindi riparte, riproviamo eh, Ok, quindi è arrivato il JSON che viene correttamente interpretato. D3 è worf e se non c'è, quindi 4 non c'è, abbiamo un JSON che ci dà reason dog not found, che è l'alternativa che avevamo eh, messo. Qui vediamo anche gli header, eh, response header, row data e tutto quanto. Questo è il browser eh, Mozilla Firefox standard. Questo è un semplice modo di testare le API REST che funziona nel momento in cui abbiamo la possibilità di mandare una richiesta di tipo GET, ma se vogliamo mandare una richiesta di tipo POST dobbiamo usare un metodo alternativo, per esempio usare un programma esterno, usare una qualche estensione del browser e così via. Per esempio possiamo provare ad andare a installare questa estensione REST Client eh, per Firefox eh, che ci consente di lavorare eh, in maniera più facile. Quindi ok, dobbiamo ovviamente dargli una certa serie di permessi, è stato installato e ok, a questo punto eh, possiamo eh, aprirla e ehm, ok, qui è tutta questione di non caso dovessimo migrare non abbiamo nulla da migrare eccetera e qui come vedete possiamo andare a fare esperimenti di diverso tipo per esempio get post put con dei metodi differenti per esempio il put non ce l'avremo eh, a disposizione sotto forma di body eh, perché abbiamo eh, la possibilità solamente con la barra dell'ul di fare eh, richieste di tipo get quindi che so se noi andiamo a fare un esperimento quindi possiamo andare a fare la prova con localhost 3000, quindi quella che abbiamo già fatto prima, DOGS. E qui abbiamo la nostra response. Aumentiamo un po' il font che è con gli header, eh, eh, quelli che vedevamo prima, è semplicemente un tool un po' più facile da usare, più specifico per queste operazioni, quindi questa è la preview eh, scritta, diciamo, impaginata bene del nostro oggetto JSON e questo è quello che effettivamente viene eh, inviato. Abbiamo anche la possibilità di usare, che so, la linea, ci viene suggerita qual è la linea di comando equivalente per fare la richiesta con un programma esterno molto diffuso che si chiama CURL. CURL. E possiamo andare a fare richieste, appunto tutte le richieste che vogliamo, come vedevamo prima. Che sono 4 eh, che non, non è. Eh, ci da un reason not found, eh, headers, status code il 400 che abbiamo inserito noi e così via. Proviamo ora a completare il nostro esempio, per esempio implementando un metodo con put, post. Eh, quindi il meccanismo è sempre lo stesso, a questo punto scriviamo la nostra solita callback con i soliti parametri, request response, eh, apriamo la graffa e andiamo a um, recuperare l'informazione eh, dal, dal body, nel post c'è un body, const eh, the dog, eh. è uguale rec body e eh, questo è, eh, è già un oggetto javascript già, già javascript eh, oggetto eh, js mm? eh, perché? perché abbiamo usato il nostro middleware express json che quindi quando arriva qualcosa ed è in formato json eh, ce lo convertirà direttamente in oggetto json mettiamolo in inglese json object sì, siamo coerenti con tutto quindi nel momento in cui abbiamo il nostro oggetto possiamo semplicemente andarlo a interrogare if the dog eh, id eh, quindi non è nulla e eh, quindi assicuriamoci facciamo un controllo minimo anche se questo è veramente un controllo minimo ma ehm, che almeno siano settate le proprietà che ci interessano poi dovremmo magari anche verificare che sintaticamente siano corrette Quindi, non so se abbiamo imposto una dimensione massima del nome piuttosto che certi, escludere certi caratteri e cose di questo tipo però trascuriamo questo aspetto in questo momento che stiamo solo facendo una prova docs.list um, è un array, aggiungiamo col push e eh, facciamo il push di un nuovo elemento eh, potremmo fare push direttamente di the dog, però è una cosa che tendenzialmente non mi piace perché potrebbero esserci tante, tante proprietà che magari non vogliamo mantenere e diamo il controllo diciamo, a, a chi ha inviato il body di, di quello che stiamo inserendo. Eh, e quindi per questo non lo facciamo e creiamo un nuovo oggetto. Oggetto id uguale, eh, o meglio col valore eh, the dog.id eh, e name, quindi the dog.id. Name. Ok, quindi ops, abbiamo inserito questo e quindi qui si conclude quello che dobbiamo fare dal punto di vista eh, del, um, diciamo, de dell'inserimento del, del, um, eh, del di quello che ci è stato inviato nel um, nel, nell'array e volendo possiamo anche mandare una risposta eh, res eh, send eh, o, o direttamente res.end eh, che manda una risposta positiva se non sbaglio eh, perché non abbiamo specificato niente di particolare eh, altrimenti res Status come prima, eh, diciamo 400 di nuovo, poi potremmo essere più, più specifici eh, seconda del tipo di errore, però diciamo serie 400 è sicuro. JSON e di nuovo mandiamo un JSON con eh, reason e diamo una ragione che so, eh, insufficient information. Ok, quindi salviamo se non abbiamo fatto errori. E il server è stato ricaricato proviamo proviamo in questo rest client a questo punto selezioniamo il metodo post e mettiamo eh, il che so eh, docs eh, quindi questo è l'url quindi possiamo andare a usare questo endpoint e scriverci il nostro body in formato xml e eh, quindi fare una prova per esempio con id name eh, non scordatevi le virgolette perché le chiavi sono tutte con le virgolette in JSON eh. e eh, facciamo una prova e vediamo se funziona. Send The request has been processed vediamo la risposta, eh. quindi in realtà no, c'è qualcosa che eh, non quadra. Eh. Però perlomeno abbiamo ricevuto una risposta dal server Adesso dovremmo andare a cercare di capire che cosa c'è che eh, non funziona. Quindi cerchiamo di capire cosa c'è che non funziona. Per esempio, potremmo che so, fare questa operazione e cominciare a mettere un po' di debug addizionale. Che so, mettere un eh, console log console log the dog. E provare a rifare la richiesta mh, e vedere eh, qual, è, eh, qual è il risultato mh. quindi ehm, salvare ovviamente perché se non salviamo non succede nulla sicuramente andiamo a fare un una, di nuovo una post quest'urla dovrebbe essere corretto Vediamo ovviamente lo stesso risultato, ma almeno avremo qualche informazione maggiore di bug. Abbiamo andato indietro 400. E, e ci è arrivato un qualcosa di, di vuoto. Quindi il console.log. The dog è effettivamente qualcosa che non, eh, non quadra. Eh, possiamo andare a sperimentare col browser. Eh, in realtà, qui non possiamo col browser, però possiamo andare a vedere eh, queste segnette di risposta eh, e dobbiamo eh, sostanzialmente andare a cercare di capire ehm, che cosa c'è che non, non funziona quindi eh, dunque qui abbiamo un json da inviare che evidentemente crea problemi perché dall'altra parte eh, viene appunto interpretato in questa maniera un, un oggetto vuoto forse perché non viene riconosciuto come json quindi eh, qui non vediamo gli header di invio per, per inserire gli header di invio si fa in questa maniera forse dovremmo inserire ecco questo content type e appunto application json ok e eh, facciamo di nuovo la prova vediamo il risultato oh, ecco il risultato è finalmente 200 ok ecco il response header che non che il response scusate body che è vuoto eh, perché così avevamo specificato ci sono gli headers ok però il content length è vuoto e quindi sostanzialmente avevamo scritto di andare a fare end quindi termina e, e termina col 200 di default Bene, quindi abbiamo risolto e in effetti qui appunto nella console logo ci è venuto poi decodificato correttamente. E abbiamo quindi così concluso la scrittura di questi, eh, di questi API REST semplici. Eh, tanto per fare una prova e, e troverete poi questo esempio eh, sul, sul GitHub come, come sempre, eh, magari un po' più eh, sistemato in alcune, alcune parti, un po' meglio commentato così via. Veniamo ora all'ultimo argomento eh, di questa lezione, che è quello di immagazzinare delle informazioni in un database e quindi avere la cosiddetta persistenza dei dati. <ride> eh, questo eh, sempre eh, utilizzando eh, l'approccio che abbiamo seguito finora, quindi usare eh, il framework Express per la realizzazione del nostro server web, eh, realizzare gli endpoint per eh, le richieste HTTP usando eh, i metodi e il sistema che abbiamo visto finora e ehm, appunto ci manca un ultimo eh, elemento in questa catena che è quello di memorizzare le informazioni da qualche parte quindi abbiamo una put una post un qualcosa che aggiorna delle informazioni che devono essere mantenute tra sessioni diverse del browser eh, piuttosto che eh, attivazioni diverse del server web e quindi queste devono essere immagazzinate in forma permanente eh, in eh, in una posizione da qualche parte nel file system, e la cosa migliore da fare è utilizzare un, un database. Node.js Node supporta ehm, praticamente tutti i database che vi possono venire in mente, quindi qui vedete una lista eh, non esaustiva. E, ehm, giusto per poter eh, diciamo fare i nostri esperimenti, abbiamo scelto una delle soluzioni più semplici possibili che è quella di SQLite. Fondamentalmente non è un database server a sé stante, quindi non aggiungiamo un secondo pezzo, quindi un ulteriore database server ehm, nel nostro sistema, perché sarebbe un ulteriore processo col quale dobbiamo comunicare, eccetera, eccetera, e quindi è un, um, un database relazionale eh, che scrive direttamente su un file, un unico file, e lavora in process, cioè di fatto è una libreria da aggiungere al nostro programma. E quindi, nel contesto di Node, è sostanzialmente un modulo eh, da caricare in, in più. E questo eh, l'abbiamo fatto per tutta una serie di motivi pratici. A noi interessa realizzare un'applicazione, diciamo di base, quindi con. Diciamo un, uh, che, che deve mantenere la persistenza da qualche parte su un database, eh, interrogarla magari appunto con un sistema moderno, per esempio il linguaggio SQL e così via, eh, però non dobbiamo focalizzarci su questi aspetti e quindi eh, avere eh, semplicemente una libreria da caricare, un file su cui scrivere che tra l'altro possiamo aggiornare, ripristinare e, e, e esaminare in qualsiasi momento in modalità estremamente facile, pensiamo sia la soluzione migliore che gestire un database server che va acceso, amministrato, eh, creazione di utenti eccetera eccetera eccetera. Quindi abbiamo scelto appunto SQLite come soluzione. Il modo di utilizzo è estremamente semplice, eh, dicevamo c'è un modulo, modulo npm, quindi un modulo per node che si chiama SQLite, c'è tutta la documentazione online, è un ehm, eh, diciamo... Eh, eh, è un modulo open source e dobbiamo installarlo dalla, dalla shell, quindi dal, dal terminale, e poi fare il nostro solito require e ehm, creare un oggetto database, quindi new schoolite database, nome del file, che se non c'è viene creato, e fornire ehm, una callback in caso di problemi, errori e alla fine ricordarci di eh, chiuderlo. Eh, quindi, nel caso in cui che so, ci sia un problema di lettura perché il formato non è corretto, il file è corrotto, eccetera, ci verrà lanciata e eh, chiamata la callback, altrimenti, poi abbiamo un oggetto DB sul quale possiamo andare a lavorare. Eh, possiamo, eh, si chiama SQLite, quindi, sostanzialmente, ci consente di fare query SQL. <ride> eh, e quindi le tipiche query eh, che eh, diciamo, facciamo su un normale database, magari senza eh, arrivare a query estremamente complicate però diciamo tutte le varie select, insert, update delete, eccetera, possiamo eseguirle tranquillamente sul nostro database SQLite. L'oggetto db ci consente di avere a disposizione alcuni metodi, trovate tutto sulla documentazione online, quindi per esempio all per eseguire una query tipo SQL in cui ehm, eh, le query funzionano in questa maniera, ossia eh, come, come sempre una struttura node, eh, nel momento in cui abbiamo la risposta ci viene chiamata una callback. La callback prende due parametri. Nel caso di All, che è un eventuale errore che si può essere verificato perché la query non ha avuto successo. Che si abbia sbagliato a scrivere la query o qualsiasi cosa e nel caso abbia avuto successo le righe quindi ritornate tutto insieme come unico parametro che poi possono essere scorse con un qualsiasi meccanismo di iterazione. per esempio il classico for each che abbiamo visto ehm, per, eh, per JavaScript con approccio diciamo di programmazione funzionale <ride> rose è un array quindi può essere scorso col for each e possiamo lavorare le nostre righe se R valuta true vuol dire che è accaduto qualche errore, altrimenti Rose conterà appunto il risultato, un array e quindi eh, possiamo scorrere. Get eh, ci ritorna solamente la prima riga del risultato. Questo è particolarmente utile nel, mom nel momento in cui facciamo una query in cui ci aspettiamo di avere 0 o 1 righe. Per esempio, andiamo a controllare con una, una select se il ehm, se un certo elemento, un certo record, un qualcosa esiste nel database. Quindi ci aspettiamo di eh, ricevere solamente un'unica riga, oppure zero, zero righe. Eh, per esempio, qui basato sulla primary key, e quindi siamo certi che ci saranno 0 o uno righe, e così via. Abbiamo anche una modalità diciamo, diversa per scorrere i risultati su più righe, quindi una select e ritorno a più righe, e quella di avere l'itch. Fornisce una callback e verrà richiamata eh, la callback una volta per ogni riga eh, del eh, risultato che abbiamo. E in questa maniera, se, questa maniera si differenzia dalla precedente dove abbiamo tutto insieme perché non abbiamo la necessità di magazzinare in memoria tutto l'array che contiene tutto il risultato. Nel caso avessimo tanti elementi, questo potrebbe essere eh, un vantaggio. Abbiamo anche la possibilità di effettuare query di tipo parametrico, nel senso che, eh, come sempre, eh, nel momento in cui eh, che so, dobbiamo strutturare delle query, per esempio con la clausola where, eh, select from course where code è uguale a un certo valore, eh, dobbiamo poter specificare questo valore. Noi vi raccomandiamo sempre di usare questa sintassi, quella della query parametrica, col punto interrogativo. Eh, perché questa è, ehm, ci protegge da un, tutta una serie di problemi che possono verificarsi. Eh, tipicamente, questo parametro, i parametri che usiamo nelle query sono informazioni che provengono dall'esterno, dall'esterno del server web, e quindi sono soggette a tutta una serie di possibili attacchi, problemi, eh, SQL injection, eccetera. Noi non approfondiamo questo aspetto, eh, però eh, sappiate che, appunto, se qualcuno eh, al posto di mandarvi il codice del corso vi manda una statement SQL, questo viene inserito, verrebbe inserito se noi lo concateniamo. Il meccanismo che so, string più eh, il valore della variabile, eccetera, oppure con un template literal quindi quel dollaro aperta graffa il nome della variabile, e, e di fatto andiamo a eseguire magari non una query ma due query. La seconda query può essere maliziosa, cancellarci qualcosa, fare delle modifiche e così via. Con il meccanismo delle query parametriche questo non può succedere eh, perché la query non accetterà al posto dei parametri alcun statement SQL e quindi accetta solo ed esclusivamente dei valori che al massimo possono produrre diciamo, un mancato match o qualcosa di questo tipo per esempio nella select ma non possono eseguire azioni. E quindi eh, come funzionano le query parametriche? Semplicemente inseriamo nello statement SQL i punti interrogativi al posto dei valori. E poi abbiamo un secondo um, eh, parametro eh, all'interno del, del get, per esempio se vogliamo avere, eh, come dicevamo, so, risposte di una sola linea, eh, in cui ehm, abbiamo la possibilità di inserire un array. Eh, con un valore per ognuno dei punti interrogativi che abbiamo inserito nello statement eh, della query. Quindi adesso qui ce n'è uno solo e quindi ci sarà un array di un unico elemento. Ma se facessimo che sono una insert into course values, eh, punto interrogativo, punto interrogativo, eccetera, perché che so, inseriamo il corso col suo codice, nome e eh, qualcos'altro. E eh, avremo i valori tutti messi qui all'interno dell'array. Mi raccomando, mai usare. Eh, questi meccanismi di concatenazione di stringhe piuttosto che template strings per costruire una query SQL. Non abbiamo tempo di approfondire tutte queste problematiche di sicurezza, però almeno diamo delle linee guida eh, che ci facilitino l'evitare almeno i problemi più comuni. Ultimo aspetto che vediamo eh, su SQLite è come. E eseguire delle query che non ritornino eh, un valore, per esempio, che so, eh, insert update, eh, eccetera, eh, non ritornano un valore in termini di righe. Eh, bene, il meccanismo è quello di eh, sempre uguale, però ehm, diciamo avere una callback che prende un unico parametro che è l'eventuale errore e all'interno del eh, codice della callback, però, abbiamo comunque la possibilità di avere accesso ad eventuali risultati della, ehm, della query quindi per esempio il numero di righe sulla quale è avvenuto la modifica oppure il numero di eh, righe che ehm, sono state eh, che so, eh, inserite nel caso della insert e così via trovate come sempre tutti i dettagli su questo eh, link eh, alla eh, documentazione online abbiamo quindi concluso eh, diciamo questa lunga lezione sul REST con anche esempi pratici e eh, di fatto ora eh, non ci resta che mettere tutto quanto insieme in un'applicazione diciamo ehm, un po più realistica quindi costruirci un esempio eh, sia eh, parte client sia parte server e far funzionare tutto insieme e questo sarà l'argomento della, della prossima eh, lezione